Prende posto nello schieramento il medaglia della Marina Militare, seguito dall'alba del nastro azzurro. Schieramento, attenti! Thank you.
Schieramento rinforzo. Vengono resi gli onori al Gonfalone di Roma Capitale, decorato con medaglia d'oro al valor militare, eseguito dal Gonfalone della Regione Lazio e della città metropolitana di Roma Capitale, fa ingresso sul luogo della cerimonia. Schieramento, attenti! Schieramento rinforzo. Tra qualche istante avrà luogo l'accensamento della carica del capo di stato maggiore della Marina Militare tra l'ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi e l'ammiraglio di squadra Walter Pirandelli. L'ammiraglio di squadra Walter Pirandelli è andato alla Reggio, in provincia di Trento, in cui il periodo del 1955, prestata per la signora Giuliana. Il grande della navale del 1964 ha frequentato fino al 1978 il corso navale, al termine del quale è stato nominato guardia marina. Quando imbarcato ha ricoperto i seguenti incarichi. Ufficiale addetto alle informazioni operative di mandamento e della guerra elettronica sulla fregata Lupo, sul cacciatorpediniere Alvito e sull'incrociatore Andrea Doria. Capo servizio operazioni dei cacciatorpediniere Audace e Alvito. Le sue destinazioni a terra comprendono diversi incarichi, quali ufficiale formatore della terza asse del corso navale dell'Accademia Navale, comandante del corso navale dell'Accademia Navale, capo del servizio allestimento e nuove costruzioni della Marina Militare della Scorza, capo del servizio allestimento e domando applicato della Squadra Navale, direttore dei negozianieri dell'Accademia Navale, capo ufficio di pianificazione e preparazione finanziaria dello Stato Maggiore della Marina, capo ufficio generale della pianificazione e preparazione bilancio della Difesa, vice segretario generale e direttore nazionale degli armamenti, capo di gabinetto del Ministro della Difesa. Nel corso della sua carriera, l'ammiraglio Girardelli ha mandato la nave portata a Quasento, la fregata sottosommergibile Scirocco, con la quale ha effettuato, tra l'altro, la campagna navale del Golfo Persico e Medio Africa 1995, della fregata C-54 inglese e la flotta aerea di Giuseppe Garibaldi. L'ammiraglio Girardelli è stato insignito delle seguenti onorificenze: cavaliere di Gran Croce dell'Ordinamento della Repubblica Italiana, medaglia d'oro e merito della Giocosta Italiana, medaglia d'onore di Campionazione del Terzo Grado, medaglia d'argento e merito di Buon Comando, medaglia commemorativa del Servizio Militare per la Pace, Forza Internazionale di Libano, grande ufficiale del Sovrano dell'Ordine di Malta. Vengono
vengono resi onori alla bandiera della Marina Militare delle Forze Navali. Attenti! Onori alla bandiera della Marina Militare e delle Forze Navali. Thank you.
Tetti. Onori al capo di Stato Maggiore della Marina. Onorevoli onori al Ministro della Difesa, senatrice Roberta Pinotti, accompagnata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi, e dall'ammiraglio di squadra Paolo De Girardelli, passa la segna di schieramento. Attenti! Onori al Ministro della Difesa! Della Marina Militare. Italia, 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 Ital
Chiaramento Riposo. Chiaramento, attenti! Riposo. Chiaramento, riposo! Vorrei in primo luogo inviare un deferente e affettuoso pensiero alla nostra bandiera, al nostro Comandante Supremo, il Presidente della Repubblica. Signora Ministro, signor Ministro degli Interni, Presidenti delle Commissioni Difesa del Senato e della Camera, signori Sottosegretari, senatori, onorevoli deputati, rappresentanti del Parlamento, grazie per essere intervenuti a questa cerimonia che sancisce il passaggio di testimone al comando della Marina Militare. Un caloroso saluto al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ai capi delle Forze Armate, di Segreteria di Difesa, al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, mio fraterno amico Giulio Del Sette, al Segretario Generale della Farnesina, Elisabetta Belloni, ai capi dei Servizi della Protezione Civile, e ai miei predecessori che tanto hanno dato alla nostra forza armata. A tutte le autorità civili, militari e religiose che con la loro presenza hanno voluto testimoniare la loro vicinanza alla Marina Militare. Grazie per essere qui oggi, significa davvero molto per me. Un particolare affettuoso saluto rivolgo all'ammiraglio Di Paola, che mi ha voluto Capo di Stato Maggiore della Marina, verso il quale provo da sempre ammirazione e gratitudine. Voglio anche rivolgere un caloroso abbraccio ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, a Susanna Camusso, a Raffaele Bonanni, Carmelo Barbagallo, Sandro Colombi, Mario Ghini, Noemi Manca, Massimo Battaglia, a Giancarlo Pittelli, per il sostegno dato dai lavoratori alla salvaguardia degli investimenti mirati alla protezione della capacità marittima, ovvero della cantieristica e della tecnologia correlata. Un abbraccio affettuoso a Vito Balbone, al senatore Careo, al presidente dell'AIA, onorevole Guido Crosetti, amico nei tempi buoni e in quelli cattivi, e a Mauro Moretti, visionario capitano d'industria. Senza di voi probabilmente non saremmo riusciti a ottenere i finanziamenti per la 7a, 8a e 10a frena. Importantissimo il vostro supporto per la legge navale. Grazie di cuore. La legge navale è stata un'impresa che ha impegnato la Marina tutta, notte e giorno. Ingegneri, operativi, esperti amministrativi, maestri della comunicazione, abbiamo dedicato tutti noi stessi a impedire la morte della flotta, quando anche solo parlare di investimenti alla difesa era un tabù. Siamo riusciti non solo a confermare le 10 FREM, ma soprattutto a dare vita a una famiglia di navi innovative che segneranno il futuro delle costruzioni navali anche a livello internazionale. Economiche nella gestione, rispettose dell'ambiente, polivalenti, pienamente idonee all'alto mare, contribuiranno in maniera determinante alla sicurezza nazionale e alla difesa degli interessi vitali. In tutto lascio in eredità 16 navi maggiori e 2 unità minori. È un risultato di cui dobbiamo e soprattutto dovete andare fieri. Senza di voi, senza il vostro ingegno, la vostra dedizione, integrità ed entusiasmo, non saremmo riusciti in un'impresa di tale portata, sensazionale sotto tutti gli aspetti. Voglio ricordare a tutti voi l'azione dei due ministri della difesa che ci hanno messo in condizione di raggiungere l'ambita meta, il ministro Mario Mauro e il ministro Roberta Pinotto, a cui va il mio particolare e personale saluto, sentendomi a lei vicino da antica amicizia.
Senza la loro copertura politica non sarebbe stato possibile sviluppare la moltitudine di iniziative necessarie per giungere in poco più di un anno non solo al finanziamento, ma addirittura alla contrattualizzazione di tutte le navi volute dal governo. Strategico a tal fine il ruolo del capo del settimo reparto, l'ammiraglio Natale, del terzo reparto, l'ammiraglio Credentini, dell'ammiraglio Berutti, dell'insuperabile ammiraglio Pacioni, dei nostri progettisti e di Navarra, a partire dall'ammiraglio Bisceglia, che con lucida determinazione ha condotto l'azione tecnico-amministrativa, nel cui ambito mi corre l'obbligo di sottolineare la coraggiosa lotta, da me pienamente condivisa, per assicurare alla Marina equipaggiamenti perfettamente rispondenti alle specifiche e congrui con le risorse pubbliche impegnate, anche al costo di ritardare di mesi l'accettazione di intere navi, se non conformi in tutte le loro componenti ai requisiti della Marina, mantenendo la barra ferma e sicura, nonostante i conseguenti scontri, a volte duri, purtroppo troppo spesso senza quartiere alcuno. Sono sicuro che tale rigorosa difesa dell'interesse pubblico non verrà meno anche in futuro. Eppure, mentre vi parlo delle nuove navi, e sapete quanto mi appassioni tale argomento, mi rendo conto che il mio lascito più importante è costituito dagli ammiragli che ho contribuito a promuovere e che vi guideranno nei prossimi anni. Voi che siete la nostra gente, meritate capi che siano all'altezza del vostro sacrificio quotidiano e del vostro grandissimo potenziale professionale e umano. È difficile immaginare capi migliori per la nostra Marina. Lo hanno dimostrato prima di tutto sul mare, nell'operazione Norman Atlantic, in Mare Nostrum, in Mare Sicuro, nel Perico intorno all'Africa, in Atalanta, nell'importantissima operazione Sofia. Lo hanno dimostrato guidando la rivoluzione che ha trasformato la Marina, rendendola più moderna e sempre più integrata con la società civile e con il popolo, grazie alla sua nuova organizzazione, al recupero delle sue basi storiche, alla rinnovata fiducia nelle sue capacità. Il comando logistico, la squadra, il comando scuole, gli arsenali, l'istituto idrografico, la sanità marittima, il commissariato e le capitanerie sono tra le colonne portanti della trasformazione della nuova Marina, affinché si consolidi nel tempo. Ma un riconoscimento particolare va anche al personale dello Stato Maggiore della Marina. Voi siete il vero motore della Marina, senza di voi tutto si ferma, silenziosi e operosi, mai elogiati a sufficienza. Grazie di cuore. Non c'è settore della Marina che non sia stato investito dal rinnovamento. Troppo lungo sarebbe l'elenco dei risultati che abbiamo conseguito insieme. Voi li conoscete benissimo. Dovete esserne orgogliosi perché è vostro il merito. Ma la nostra navigazione non è stata sempre calma. Sapete a cosa mi riferisco. Gli attacchi contro di me non meritano attenzione oggi. Soprattutto non la meritano i corvi e gli interessi occulti che hanno diffuso dossier anonimi per tentare di condizionare il futuro della Marina. Ciò che invece voglio sottolineare con gratitudine e affetto è il sostegno morale che mi avete dato in questi mesi, che è stato determinante per non cedere e per non arrendere. Voglio inoltre condividere con voi il sentimento di gratitudine per il supporto morale del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio, che ha avuto il coraggio di difendere pubblicamente la mia reputazione all'apice della tempesta quando altri hanno preferito defilarsi. Sono grato e orgoglioso per il suo coraggio e per la sua leadership. Ma chi più di tutti mi ha dato forza e sostegno, e non mi riferisco solo a questo ultimo scorcio di vita, è stata mia moglie Elisabetta e mio figlio Gabriele. Senza di loro sarei stato perduto infinite volte. Il loro amore è stato la mia salvezza, la mia consolazione, il mio porto sicuro da cui ripartire nei momenti più difficili e duri della mia vita. Grazie Elisabetta e grazie Gabriele. Questa cerimonia, per quanto mi riguarda, è dedicata a voi. Lascio dunque la carica di Capo di Stato Maggiore ed il servizio attivo dopo 45 anni di Marina.
Non starò a dirvi che cosa si agita nel mio cuore, in questo momento non ce n'è bisogno, voi lo capite da soli perché avete gli stessi sentimenti che ho io, la stessa passione per il mare e per la marina. Io vi lascio come giusto che sia, come è nella legge della natura, ma sono certo che voi continuerete a operare con immutato impegno, con lo stesso slancio che avete sempre dimostrato, specialmente nei momenti difficili. Sono ugualmente sicuro, così come in passato abbiamo trovato insieme le soluzioni di problemi anche molto complessi, saprete in futuro portare a compimento con tenacia e con fermezza e soprattutto uniti, compatti, solidali, tutti gli altri problemi non meno importanti e difficili che vi si presenteranno. Ma soprattutto, ripeto, con l'unità, la disciplina, la compattezza, che è il segreto della forza della nostra Marina. All'ammiraglio Girardelli, brillante e integerrimo ufficiale, che io stimo incondizionatamente e che mi succede oggi nell'incarico, l'augurio più affettuoso di ogni successo. Certo che godrà del vostro generoso e convinto sostegno, affinché possa guidarvi vittoriosi per il bene della Marina e della Nazione. In questo momento, che è per me di indicibile commozione, il mio saluto affettuoso e grato a voi tutti, ufficiali, sottufficiali, graduati e marinai, che sulle navi, nei reparti aerei, nei comandi, nelle capitanerie e negli stabilimenti di lavoro, donate la vostra opera quotidiana con impegno ed entusiasmo. Funzionari, tecnici, impiegati, operai, che della Marina siete parte integrante ed essenziale. Marinai di ogni grado in congedo, che della vita della nostra organizzazione partecipate con puntuale presenza e con rinnovato amore. Fratelli della Marina Mercantile, a noi profondamente uniti sulle vie del mare, nei comuni ideali nazionali, insieme a voi, m'inchino riverente nel ricordo di coloro che sono caduti in guerra e in pace nell'adempimento del dovere. Io vi lascio con l'animo di chi ha profondamente amato per tutta la vita il mare e la marina. Ma questo mio distacco è reso meno doloroso dalla certezza che la nostra armata, forza armata, è concretamente proiettata verso un futuro che le appartiene di diritto. In questo spirito e con questo auspicio sono del pari sicuro che la Marina, in linea con le sue tradizioni di sempre, continuerà a trovare la compattezza e nell'unità di intenti e nel senso del dovere di tutta la sua gente, il cardine su cui poggiare l'azione quotidiana nel superiore interesse della patria e delle sue libere istituzioni. Abbiate dunque fiducia nel vostro avvenire, fiducia nell'avvenire della Marina, che è destinata per forza di eventi, perché l'ho detta la geografia e la nostra storia millenaria, ad avere un ruolo sempre più determinante nella vita della patria e del nostro mare. Guardate perciò al futuro con la consapevolezza che avrete una funzione sempre più importante da svolgere per il nostro Paese. E adesso addio, miei cari marinai, addio. Che il vento e le onde vi siano favorevoli. Che il Signore del Cielo e degli Abissi protegga sempre la nostra amata Marina e la nostra gloriosa bandiera. Forza e onore, marinai. Viva la Marina, viva l'Italia! Urrà! La cerimonia di avvicendamento. Schieramento, attenti! Bandiera al centro! Onori alla bandiera della Marina Militare e delle Forze Navali!
Si dà lettura del decreto di nomina del Capo di Stato Maggiore della Marina. Il Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro della Difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa, decreta, a decorrere dal 22 giugno 2016 e per la durata di un biennio, l'ammiraglio di squadra Walter Girardelli è nominato Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, in sostituzione dell'ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi. Firmato Sergio Mattarella. Viene ora ammainata l'insegna di comando dell'ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi. Presenta! Salvato! Ammaina insegna! Hurra! L'insegna di comando del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Walter Girardelli, viene issata a riva. Presenta! Alza insegna! Bandiera a posto! Presenta! Salvato! Onori alla bandiera della Marina Militare e delle Forze Navali! Thank you.
schieramento riposo. Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Marina. Schieramento attenti! Signor Ministro della Difesa, signor Ministro degli Interni, onorevoli rappresentanti del Parlamento, presidenti delle commissioni Difesa di Camera e Senato, autorità di governo, signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, autorità civili, religiose e militari, signore e signori, ma soprattutto ufficiali, sottufficiali, graduati, marinai e personale civile della Marina. Mi risuonano alla mente, alte nella loro semplicità e nel loro valore perenne, le parole del giuramento, fatto oltre 40 anni fa nel piazzale dell'Accademia Navale, parole di dovere e disciplina, di patria e onore. Sento fortissima in questo momento la presenza persistente, radicata e ispiratrice di questi valori, nell'assumere il massimo comando della Marina Militare. In questi valori ho sempre creduto, credo, e in essi continuerò a trovare vocazione. Comandante di a riposo. Esprimo con la solennità del caso questo mio impegno, indirizzandolo a tutti gli appartenenti alla Marina, alle altre forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai corpi non armati dello Stato, al vertice militare della difesa, al ministro della difesa, al ministro degli interni, al governo e a tutte le istituzioni repubblicane, autorevolmente rappresentate in questo piazzale e alle quali la forza armata è da sempre al servizio. Mi sento onorato di questa presenza, che mi conferisce testimonianza di fiducia e sostegno. Il mio primo pensiero deferente va alle istituzioni repubblicane, innanzitutto al Capo dello Stato, Comandante Supremo delle Forze Armate. Esprimo la mia gratitudine al Governo, che ha deliberato la mia nomina a questo incarico, in particolare al Presidente del Consiglio e, soprattutto, per la fiducia accordatami e la stima manifestatami al Ministro della Difesa, al cui fianco ho avuto il privilegio di vivere una straordinaria esperienza professionale ed umana, non ultimo nel periodo in cui ho ricoperto l'incarico di Capo di Gabinetto. Al Capo di Stato Maggiore della Difesa assicuro piena condivisione di intenti, con a mente comunque il superiore bene della Marina, componente fondamentale di uno strumento nazionale di difesa e sicurezza sempre più integrato, efficace, interoperabile, interforze multidisciplinare, sempre più proteso verso impieghi ben oltre la dimensione prettamente militare delle capacità operative possedute. Ho visto la nostra forza armata, nel corso della mia quasi quindicennale esperienza interforze, progressivamente trasformarsi in un'ottica di sempre maggiore competenza e professionalità. Ho seguito lo sviluppo delle principali tematiche ad essa afferenti, sino ad avere la certezza che quella di oggi è una Marina di qualità, di primo livello, nei mezzi ma soprattutto nel personale, in tutte le componenti operative, di supporto, di formazione, di sostegno, di esecuzione amministrativa, ivi compreso il corpo delle Capitanerie di Porto. Le esigenze fondamentali di difesa e sicurezza della Nazione, così come le essenziali necessità di presenza, di sorveglianza, di proiezione e di intervento, di flessibilità operativa, di incisione capacitiva, non solo conseguenti ad obblighi internazionali, ma soprattutto a supporto di una robusta e ambiziosa agenda italiana di salvaguardia degli interessi nazionali, laddove gli stessi debbono essere protetti e salvaguardati, poggiano e debbono essere soddisfatte da questa Marina. Una Marina che si colloca fra le migliori istituzioni del Paese, molto stimata e apprezzata fra le marine del mondo. Ad essa sono riservati e sono in corso interventi di ampia portata, tesi al fine di continuare a rendere disponibile allo Stato assetti e capacità
In tutte e tre, e non tralascio di evocare la quarta, quella cibernetica, le dimensioni di impiego, sotto, sulla e sopra la superficie dei mari. Lo sforzo e l'attenzione che il Governo, sotto le indicazioni e certo anche la direzione del Ministro della Difesa, a cui rivolgo il sentito apprezzamento e ringraziamento di tutta la Forza Armata, ha riservato alla Marina, trovano tangibile segno nei programmi di rinnovamento delle linee operative, delle fregate, di sostituzione di quelle più obsolete, nell'ammodernamento delle linee subacquee, nel mantenimento e rinnovo di quelle aeree, nei termini accennati dall'ammiraglio De Giorgi prima di me, negli interventi per ripristinare l'efficienza lavorativa degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro e in altri molteplici settori. Non va sottaciuto che gli auspici sono superiori alle aspettative, che le aspettative sono superiori alle concrete possibilità e percorribilità nell'attuale contesto nazionale di riferimento. Certo, vi sono tematiche generali di sistema da superare, compressioni finanziarie da contenere, criticità da governare, ma credo che con pragmatismo, serietà, chiarezza di intenti, consapevolezza, umiltà e consapevole determinazione si sapranno affrontare in forma collegiale e condivisa, secondo un percorso coerente e proiettato in un'ottica di risultato di medio termine. Quello di oggi è un patrimonio di una Marina in evoluzione verso il futuro, basato sui saldi e sui migliori principi del passato, di cui siamo, di cui sarò, di cui saremo custodi fedeli e gelosi. Mi sento di rendere omaggio a questa Marina, alla sua bandiera, simbolo delle più elette virtù militari e dei principi su cui si fonda la realtà comunitaria nazionale. Ai suoi caduti, nell'adempimento del dovere, che guidano con il loro luminoso esempio di eroismo il nostro senso di emulazione, dando forza e certezza al nostro presente. Alle associazioni d'arma, che preservano tradizioni marinare intergenerazionali e rinsaldano legami e sentimenti tra personale in servizio e in congedo, oltre il grado e l'età. A tutti coloro che per me sono stati precettori emeriti, colleghi, collaboratori. Essi, con i loro esempi, insegnamenti, consigli, incitamenti e impegni, mi hanno accompagnato e incoraggiato nel corso del mio lungo cammino professionale. Tra i collaboratori desidero ricordare tutto il personale, militare e civile, con cui sono entrato in relazione nel corso degli anni. Riguardo il mio più recente passato, desidero esprimere un cenno specifico al personale dello Stato Maggiore della Difesa, del Segretariato Generale della Difesa e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Difesa, nonché al personale dirigenziale e di vertice della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio, degli altri dicasteri, che ringrazio per l'attenzione e, perché no, anche per la pazienza che ci hanno riservato. Tra i colleghi desidero ricordare i compagni di Accademia del corso Eleuteros e della 53esima sessione ordinaria, prima sessione speciale dell'Istituto Altri Studi della Difesa, oggi presenti e ai quali va tutto il mio affetto e la mia riconoscenza. Tra i precettori emeriti, meglio sarebbe chiamarli maestri, i miei predecessori, che considero preziosi riferimenti e guide esperte. Tra di loro l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, che lascia oggi il servizio attivo a conclusione di una lunga e prestigiosa carriera e al quale porgo il saluto di tutta la Forza Armata e l'augurio per un futuro luminoso e ricco di ogni soddisfazione, bene e serenità. Ogni bene a te e alle persone. Rivolgo ora il mio pensiero direttamente al grande equipaggio della Marina Militare, agli ufficiali, ai sottufficiali, ai marinai, di bordo e di terra, a quanti di loro sono ora in mare o in cielo, o operano nell'ambito delle missioni loro assegnate, in patria e all'estero, con specifico cenno anche al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, al personale civile, parte integrante e irrinunciabile della grande comunità marinara, alle nostre famiglie e ai nostri affetti, che con noi condividono disagi e difficoltà, pronti a sacrificarsi giornalmente per consentirci di assolvere i nostri compiti, la nostra missione. Alle rappresentanze militari, che esercitano una funzione essenziale per migliorare la condizione militare. Alle organizzazioni sindacali, elementi di puntuale riflessione e stimolo verso l'arricchimento organizzativo. Saluto con l'occasione il mondo dell'informazione e quello dell'industria,
per la vicinanza dimostrata e il sostegno che ci riservano. Ritengo che il tempo sarà galantuomo per tracciare e definire programmi, dare attuazione concreta al pensiero, realizzare gli intendimenti. Affronteremo le tematiche del presente nel segno della linearità, con grande propensione all'innovazione. Dobbiamo infatti volgere lo sguardo al futuro con fiducia, ottimismo, disponibilità al cambiamento, recependo appieno le esigenze dettate dal contesto che ci circonda. Il futuro va governato, anticipato, trasformato in fattore di miglioramento e di progresso. Consolidamento, linearità e cambiamento. Per assicurare alla Marina un domani basato sul coraggio e sulla coerenza. In ciò si sosterranno e rappresenteranno guida e riferimento i contenuti del Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, laddove espone e rimarca l'ineludibile funzione abilitante a livello interforze, intergovernativo e internazionale dello strumento marittimo, in tutte le sue componenti, ed evidenzia l'importante ufficio delle relative capacità operative interforze a cui lo stesso è chiamato a contribuire. Con spirito innovativo e severo da pregiudizi, soprattutto ideologici e settoriali, tracceremo il percorso di una forza armata perfettamente innestato nel più ampio disegno programmatico della difesa, apportando a quest'ultimo il nostro irrinunciabile bagaglio di cultura, di identità, di intelligenza e, perché no, di buon senso marinaro. Sarà posta la massima attenzione alle aspettative del personale, che so essere preparato, disponibile, serio, competente, pronto ad ogni sacrificio e applicazione, purché abbia e sia ben chiaro e definito il disegno strategico a cui tendere. Perseguiremo l'efficienza e il rinnovamento dello strumento aeronavale nel solco tracciato, certi che una flotta moderna e addestrata non è solo un'esigenza di difesa e sicurezza, ma un fattore forte, propulsivo, nel campo tecnologico, nel campo delle capacità industriali, di posizionamento competitivo del sistema nazionale, di lavoro qualificato e di sostegno alla creazione e consolidamento di forti e amichevoli relazioni internazionali. Tale azione nel rispetto dei superiori indirizzi. Dedicheremo pari e altrettanta attenzione, sempre ricercando la massima sinergia a livello interforze, interagenzia e con le realtà socio-economiche integrate locali e le strutture di supporto, alle aree in cui insistono le basi aeronavali, le basi logistiche, i centri tecnici, i centri di formazione. Desidero sintetizzare in una frase chiave i profili della mia futura azione di comando, richiamando un detto che viene da lontano e che mi ha sempre ispirato: solo chi non ha idee non le cambia. Sarà mia cura coinvolgere voi, uomini e donne della Marina Militare, nelle scelte più importanti e strategiche per la Forza Armata. Ascoltare i vostri contributi, che so già da ora saranno propositivi e disinteressati. Farvi partecipi delle decisioni di vertice e percorrere insieme il difficile e non scevro da ostacoli percorso per attuarli, con sempre a mente il detto che ho appena richiamato e che volei declinare in un'altra chiave di lettura, sottendendo autorevolezza e non autoritarismo. L'autorevolezza è anche contraddistinta dal silenzio, dalla riflessione, dalla mancanza di clamori, dalla consapevole appartenenza, dalla difesa dei diritti dei più deboli, dalla fedeltà agli impegni e alla parola data, da tutti gli altri valori che da sempre sono bagaglio incorruttibile dei marinai. E non lo faremo, questo percorso, in un'area e perfetta solitudine, ma insieme, sinergicamente e sistematicamente, con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, con i comandanti dell'Esercito, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, con i comandanti e i direttori di tutti i corpi armati e non dello Stato, con il Segretario Generale della Difesa, Direttore Nazionale degli Armamenti e con le altre istituzioni, sotto l'attenta e lungimirante azione di indirizzo del Ministro della Difesa. Certo che ci riserverà, signor Ministro, la benevolenza e l'accompagno che voi, personale militare e civile della Marina, meritate per quanto avete sempre dimostrato di potere, di sapere e di voler fare con totale dedizione e spiccato senso di servizio.
Sono certo che la Marina è in grado di raccogliere tutte queste impegnative sfide e soprattutto di vincerle, per la grande tensione morale, lo spirito di attaccamento al dovere, l'abnegazione e, perché no, per quel soffio vitale di genialità corsara che la contraddistingue, per l'iniziativa, per lo spirito di indipendente applicazione che da sempre connota chi va per mare. Chi va per mare deve essere capace di guardare oltre l'orizzonte, di immaginare quanto accadrà, di premunirsi per assicurare risultati di primo livello, di avere doti quasi propiziatorie. Queste le qualità e capacità che avrò modo in voi di sollecitare, indirizzare, consolidare e che vi chiedo di riservarmi. Ci attende un lavoro duro, impegnativo, coinvolgente. Non ci dobbiamo nascondere le avversità e le difficoltà. Per chi va per mare non rappresentano una sorpresa. Le affronteremo con animo sereno, sicuri di svolgere il nostro dovere, fiduciosi perché tutti noi possiamo contare con certezza e rigore sugli uomini e sulle donne della Marina, sulle loro menti, ma soprattutto sui loro cuori, sui vostri cuori, cuori leali, incondizionati, tenaci, perseveranti, di onore in patria e sui mari del mondo. Ho piena fiducia e come comandante sono fiero di voi. Non vi farò mancare il mio sostegno, la mia assidua presenza e la mia costante attenzione alle vostre esigenze. Dedicherò tutto me stesso con l'orgoglio, la determinazione, la passione di chi continuerà ogni giorno a prendere il mare con voi per il superiore interesse dell'Italia. Viva la Marina, viva l'Italia! Prende la parola il Capo di Stato Maggiore della Difesa. Attenti! Grazie comandante, dia riposo. Schieramento, riposo! Ufficiali, sottufficiali, marinai, graduati, personale civile della Marina Militare, permettete di ringraziare a vostro nome e mio personale il signor Ministro della Difesa, non solo per la sua presenza qui oggi, ma per la sua azione di guida e di leadership in un momento in cui le Forze Armate sono particolarmente impegnate, come probabilmente mai nel passato, sui più diversi fronti e affrontando scenari sempre più complessi e sempre più globali, in aggiunta ad un momento comunque che rimane difficile dal punto di vista economico. Un ringraziamento al signor Ministro dell'Interno per essere intervenuto, agli onorevoli sottosegretari, ai presidenti delle commissioni, a tutti i rappresentanti del Parlamento, agli ex capi di Stato Maggiore della Difesa e ai capi di Stato Maggiore della Marina, a tutte le autorità qui convenute in questo momento per unirci in questa cerimonia di cambio al vertice della Marina Militare e nel portare per prima cosa il nostro saluto reverente alla bandiera della Marina Militare, che qui rappresenta tutti i caduti, tutti i dispersi, tutti i feriti in ogni epoca e attraverso il quale mandiamo il nostro abbraccio a tutti i marinai adesso in operazioni nelle varie aree operative. Ringrazio gli operatori dell'informazione, il mio ringraziamento per l'attenzione che ci dimostrano, le organizzazioni sindacali, i comitati di rappresentanza e tutti i gentili ospiti in questa giornata. Questa giornata particolarmente importante nel fluire della vita di una forza armata che vede come protagonisti gli ammiragli di squadra Giuseppe De Giorgi, che oggi lascia il timone della Marina Militare, e l'ammiraglio Walter Girardelli che gli succede al vertice della Marina. Quella del cambio del capo di Stato Maggiore della Marina, dei capi di Stato Maggiore delle Forze Armate, è un momento importante nel fluire della vita di una forza armata. Rappresenta il momento in cui avviene un cambio di responsabilità, ma anche un momento in cui viene riaffermata una continuità istituzionale nella guida e una superiorità morale dell'istituzione rispetto ai singoli. Oggi salutiamo l'ammiraglio De Giorgi, che lascia il servizio attivo dopo quasi 3 anni e mezzo al vertice,
vissuto con grande passione, con grande trasporto. Gli è subentrato l'ammiraglio Girardelli, a cui sono legato come l'ammiraglio De Giorgi, da grande amicizia, rinnovando questa importante continuità. Una continuità ben descritta da quanto accadde 70 anni fa, il 24 giugno del 46, quando venne assunta l'attuale denominazione di Marina, che sancendo una sorta di rinascita morale della Forza Armata, saldamente ancorata alle millenarie tradizioni marittime, segnava una nuova rinascita e quindi un nuovo momento di trasformazione, in cui oggi questa cerimonia si rinnova. Di fronte ai profondi cambiamenti che hanno caratterizzato tutti gli ultimi 70 anni, la Marina, al pari delle altre forze armate, si è prodigata da un lato per la ricostruzione del Paese, poi per la sua sicurezza, poi per la tutela degli interessi del Paese e per la partecipazione, come previsto dalla Costituzione, alla sicurezza nell'ambito delle organizzazioni internazionali di riferimento. Oggi, come allora, chi siede al vertice dei componenti militari del Paese deve continuare a guardare con grande senso di responsabilità al proprio pensare, al proprio agire, al servizio delle istituzioni e della collettività. E in questo è esemplare la coesione e l'unità che contraddistingue il personale della Marina Militare, la coesione e l'unità che deve contraddistinguere ogni elemento e ogni momento della vita di un militare, della vita delle Forze Armate, in cui il risultato di sistema è sempre superiore al risultato singolo, ma in cui il risultato singolo è indispensabile per garantire il sistema. In questo i vertici militari si trovano oggi nella difficoltà di proporre talora scelte difficili, scelte coraggiose, scelte talora dolorose, per privilegiare gli aspetti possibili, come sottolineati dall'ammiraglio Girardelli, rispetto a quelli desiderabili. Ma con questo emerge importante la volontà di mantenere questa capacità e anche la volontà di saper indirizzare un piano di sviluppo complessivo di sistema che possa veramente fornire una capacità globale di sicurezza. Nel suo intervento l'ammiraglio De Giorgi ha sottolineato i successi ottenuti nel rinnovamento delle forze navali e nella componente marittima del sistema di sicurezza e difesa, chiaramente indicato nel libro bianco per la sicurezza e la difesa, fortemente voluto e portato avanti dal Ministro della Difesa, che traccia la rotta per un riesame organico dell'apparato di difesa nazionale. Io, da Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono particolarmente felice di questa possibilità e del fatto che si sia dato così risposta ad un pilastro del sistema. Sono convinto anche che questo qui consentirà di procedere speditamente per costituire e consentire di avere un sistema armonico, un sistema veramente interforze, interagenzia, intermodale, in grado di cooperare con le forze armate alleate e con gli amici e di garantire la sicurezza e il prestigio del Paese in tutti i teatri. Si tratta di convergere verso un moderno processo di trasformatore che sintetizzi al meglio operatività e sostenibilità complessiva di uno strumento, certo più integrato, certo interforze, ma nel quale le specificità, nel quale i singoli valori e il singolo prestigio venga esaltato proprio da una maggiore efficienza. E vi posso garantire, e con orgoglio infinito, da Capo di Stato Maggiore della Difesa, che in tutti i consessi internazionali in questo momento le forze armate italiane sono globalmente considerate di assoluta punta, tra le migliori del mondo. Tutti vogliono che le forze armate italiane partecipino ovunque e tra queste sicuramente e per prima la Marina. Questo è merito di vostro, è merito del nostro personale ed è merito dell'attività che è stata svolta negli scorsi anni. E questo indica anche il fatto che ciò che conta è veramente l'espressione dell'output operativo che siamo in grado di fornire, della sicurezza che effettivamente siamo in grado di fornire, che voi avete dimostrato di poter fornire. Caro Giuseppe, lasci la Marina, ti sei speso senza risparmio in un processo innovatore nel quale si è dovuto confrontare la trasformazione globale della difesa. Hai vissuto anche momenti complessi, li hai vissuti sempre certamente con grande coraggio, con grande fermezza, con un temperamento che tutti conosciamo, che ti contraddistingue e che ha fatto di te indiscutibilmente un leader.
La tua dedizione alla Forza Armata è stata assoluta, ha abbracciato ogni aspetto. Ti ho conosciuto bene in mare, a bordo di nave Garibaldi davanti al Libano. Quell'anno eri anche diventato, mi sembra, soldato dell'anno. E quindi una conoscenza che è nata sul campo. E certamente quindi l'enfasi che tu hai posto in questa ricapitalizzazione, in questa trasformazione, è stata profonda. Non è certamente semplice il momento in cui si lascia il vertice di un'organizzazione come questa, è un momento di profondo travaglio, ma come dice, vi è anche la soddisfazione del lavoro fatto. Ti auguro ogni bene, ogni fortuna a te e ad Elisabetta e alla tua famiglia, e sono certo, assolutamente certo, che rimarrai nel ricordo di tutti noi. A Walter Girardelli, che assume oggi il vertice della Marina, il comando, che ringrazio per la sua pluriennale collaborazione con il quale ci siamo confrontati, che mi ha permesso di conoscere le sue solide capacità, le sue solide qualità, le sue solide idee e i suoi soliti principi etici. Il mio abbraccio, il mio saluto, il mio augurio più fervido, l'augurio più fervido che viene da tutti i capi di Stato Maggiore delle Forze Armate, che qui saluto, il Comandante Generale dell'America Carabinieri, il Segretario Generale, tutto il Comitato dei Capi, che sono onorati di averti con noi. Ti ringrazio per le tue parole programmatiche, che invitano alla coesione, che invitano alla fraternità in armi, che invitano a procedere con determinazione su una via di trasformazione che, come ho detto qualche volta, potrà sembrare dolorosa, ma che ci porterà ad avere forze armate sempre più in linea con le esigenze del nostro Paese e in grado di interpretare e di sconfermare il prestigio che l'Italia ha meritato all'estero. Ammiraglio Girardelli, spetta oggi il compito di coordinare e dirigere voi, ed è la cosa più alta, la responsabilità più alta, quella di guidare donne e uomini, quali voi siete, che hanno giurato fedeltà alla patria, che sono qui per spirito di servizio e per servire. Sono certo, Walter, del tuo successo, sono certo delle tue capacità e sono certo che insieme a te le Forze Armate italiane continueranno a crescere e a meritare il riconoscimento del Paese. La Marina costituisce un'eccellenza nazionale insieme alle altre Forze Armate e questo lo si deve, e lo ripeto, al grande e meraviglioso equipaggio che in ogni istante svolge la propria azione sul mare e dal mare. Concludo ancora esprimendo all'ammiraglio De Giorgi e ai suoi cari più fervidi auguri per un futuro sereno e ancora colmo di soddisfazioni, e ancora ribadendo all'ammiraglio Girardelli il mio bocca al lupo dalla famiglia militare e mio personale per l'entusiasmante avventura che si appresta a vivere e per la meravigliosa esperienza che potrà trasmettere. Viva la Marina Italiana, viva le Forze Armate, viva l'Italia. Prende la parola il Ministro della Difesa. Attenti! Comandante, dia pure riposo. Schieramento, riposo! Autorità civili, militari e religiose, caro collega Ministro degli Interni, ti ringrazio particolarmente per essere qui oggi. Ringrazio i Presidenti delle Commissioni, la Presidente del Comitato Schengen, i colleghi e amici parlamentari, gli ex capi di Stato Maggiore della Difesa e della Marina che sono intervenuti, tutti quanti oggi qui in un momento particolarmente importante e anche emozionante. Giunga a voi e a tutti gli intervenuti il ringraziamento da parte della Marina Militare e mio personale per essere qui. Un saluto particolare lo rivolgo naturalmente sia all'ammiraglio Giuseppe De Giorgi che all'ammiraglio Walter Girardelli, protagonisti dell'odierno passaggio di consegne.
al comando di uno dei pilastri istituzionali del sistema di difesa e sicurezza del nostro Paese. Da quando ho assunto la carica di Ministro della Difesa, questo è il sesto degli avvicendamenti al comando delle nostre Forze Armate che ho l'onore di presiedere, dopo quelli del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei Capi di Forza Armata e del Segretario Generale della Difesa, cioè, in sostanza, di tutti i comandanti militari di vertice. Questi passaggi di testimone e di responsabilità, dovuti all'inevitabile scorrere del tempo, sono utili a tutti i livelli per la vita e la crescita delle organizzazioni, perché permettono alle energie e alle potenzialità di nuovi leader militari di esprimersi compiutamente fino al livello dei massimi vertici. Ogni avvicendamento, e soprattutto uno di vertice, implica dei cambiamenti e la necessità di opportuni adattamenti da parte di tutti, allo stile del nuovo timoniere, ma proprio nella necessità di cambiare si annida anche la possibilità di migliorarsi ulteriormente e di cogliere le nuove opportunità di crescita messe in luce dal cambiamento stesso. Tutto ciò consente alle nostre organizzazioni di mantenersi in continuo movimento e rinnovamento senza così perdere di efficienza, ma anzi incrementandola quando si è capaci di valorizzare compiutamente anche il contributo non solo al vertice ma a tutti i livelli delle generazioni man mano più giovani. E lei, di nuove generazioni di ufficiali, sottufficiali, marinai, personale civile della Marina, ammiraglio De Giorgi, ne ha viste entrare e ne ha seguite molte in questi anni, anzi in questi decenni. E mi ha fatto piacere che abbia ricordato come questa sua azione di comando riconosca come suo merito principale la formazione del personale, ancora prima che i mezzi che sono necessari, ma sempre secondi alle capacità degli uomini e delle donne. Lei oggi lascia la Marina dopo avervi fatto ininterrottamente servizio per 42 anni, ben due terzi della sua esistenza. Li ha vissuti questi anni indossando oggi l'uniforme bianca e in un'altra stagione l'uniforme blu. Oppure quel giubbetto da aviatore, al quale è così affezionato sin dall'inizio della sua carriera, a testimonianza anche del fatto di come sia accademica la distinzione tra domini terrestri, navali o aerei e di quanto ogni attività militare non possa non essere pianificata e condotta in una visione sempre più interforze. Riepilogare anche solo sinteticamente tutti i risultati e i traguardi raggiunti in questa sua prestigiosa carriera sarebbe sicuramente troppo lungo e quindi non tento neanche, anche perché sotto il sole, diciamo, vi abbiamo lasciati già per molto tempo. Però, almeno a titolo di esempio, vorrei ricordare il suo più rilevante successo operativo, ovvero i brillanti risultati conseguiti al comando dell'Operazione Leonte, della quale quest'anno ricorre anche il decennale, dall'agosto all'ottobre 2006, operazione finalizzata all'immissione in Libano del contingente nazionale per la missione UNIFIL, e in seguito della Task Force Navale per il controllo, sotto l'egida dell'ONU, delle acque territoriali libanesi, durante il quale lei riuscì ad ottenere la rimozione del blocco navale israeliano e la restituzione al Libano della libertà di navigazione e della sovranità sulle proprie acque territoriali. Un brillante successo professionale, che le valse persino, come molti ricordano, il premio di militare dell'anno, conferito l'anno successivo dal prestigioso museo Smithson a Washington. E proprio in quell'occasione avevamo modo di conoscerci di persona, quando ero presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati e gli avevo inviato un biglietto di congratulazioni e lei era venuto a rendermi una visita di cortesia. Oggi, ammiraglio De Giorgi, lei lascia la barra di comando di questa Forza Armata, che tanto ha significato per la sua vita professionale e umana, l'abbiamo sentito nella sua emozione. Ma lei sa, come me, che lasciamo in buone, anzi in ottime mani, lo ha detto, quelle dell'ammiraglio Girardelli. Ed ora mi rivolgo a lei, caro ammiraglio Girardelli. Confesso che non è stata una decisione per me semplice quella di restituire la Marina al capo dei miei uffici di diretta collaborazione, di privarmi del mio capo di gabinetto, un collaboratore prezioso del quale ho avuto modo di verificare quotidianamente per oltre un anno quella competenza professionale, quelle capacità di pianificazione e direzione, quella sensibilità e quelle non comuni doti di analisi e di sintesi che fanno di lei la persona adatta a guidare la Marina Militare per i prossimi anni e nei contesti che ci attendono. Il suo ritorno nella Forza Armata di appartenenza dopo ben
qua mi avevano scritto 8, ma lei ha detto 15, quindi sicuramente è più informato. 15 anni di servizio in ambiente interforze ministeriale dovrà essere una partenza lanciata, perché lei prende oggi il comando di un complesso di risorse umane e materiali in dinamica evoluzione e in piena attività, un capitale efficacemente ed efficientemente speso ogni giorno in uno spettro quanto mai ampio e diversificato di compiti e missioni, lungo le nostre coste o lontano da esse, sopra e sotto la superficie del mare, in cielo e persino sul terreno, come accade ad esempio in Afghanistan. Per continuare a rendere possibile tutto ciò, oltre alle sue personali qualità, sappiamo che lei, ammiraglio, potrà sempre contare, come i suoi predecessori, sia sul costante impegno, sulla grande professionalità e sulla straordinaria generosità di tutto il personale della Marina. E davvero è una Marina considerata fra le migliori al mondo, e in ogni parte del mondo sento parlare benissimo delle nostre forze armate e della nostra Marina. Sia sul pieno sostegno del Capo di Stato Maggiore della Difesa, così come su quelli di tutti gli altri capi delle rispettive Forze Armate e del Segretario Generale della Difesa, sia sull'azione di guida e di indirizzo del Ministro e dell'intero Governo, in quella prospettiva sempre più ampia di sistema Paese, senza la quale non potrebbero essere affrontate con successo tutte le sfide che ci attendono ora e in futuro. Il cammino che lei ha davanti, ammiraglio, non è certo privo di difficoltà e problematiche, ma so che questo non la spaventa affatto, perché lei è comunque ben consapevole di essere la guida di una forza armata coesa, fatta di donne e uomini che credono fortemente nella loro professione e nella loro missione, pronti a dimostrare le loro capacità in ogni occasione. Donne e uomini di cui io stessa sono profondamente orgogliosa, come ministro, e dei quali ritengo tutti gli italiani debbano andare fieri, soprattutto di chi, insieme a lei, riveste incarichi di comando e di particolare responsabilità ai vari livelli. Sono sicura che queste donne e questi uomini troveranno in lei un comandante capace di valorizzare al meglio il lavoro di squadra e di prendere le giuste decisioni anche nei momenti più difficili, assicurando loro la possibilità di condurre a termine con successo i molteplici e complessi compiti oggi affidati all'unità della Marina. Tutto ciò, naturalmente, non è mai stato e non sarà mai frutto del caso o di qualunque fortunata coincidenza, bensì continuerà ad essere, come in passato, il prodotto ultimo di una lungimirante pianificazione del nostro strumento navale, di un'eccellente formazione del personale e di un elevatissimo livello addestrativo. Fattori che rendono la Marina una componente essenziale di quell'equilibrato strumento militare complessivo del quale il nostro sistema Paese non potrebbe fare a meno, soprattutto in situazioni geopolitiche caratterizzate da tale incertezza, turbolenza e imprevedibilità come quelle odierne. A fronte di queste incertezze e variabilità, i tempi per implementare e mantenere uno strumento navale costituito da unità moderne ed efficienti sono necessariamente lunghi e in particolare l'impostazione e la realizzazione e il periodo di impiego operativo di nuove navi non possono che essere previsti in una prospettiva temporale di diversi decenni. Per fare un paragone, così come nel passato i nostri padri piantavano alberi sapendo che non sarebbero stati loro a coglierne i frutti e costruivano case sapendo che sarebbero state abitate dai loro figli e nipoti, così anche per le forze armate le scelte che contano sono scelte di lunga durata, scelte che richiedono di essere mantenute nel tempo. Come una scelta è stata voluta per la Marina, voluta anche per il sistema Paese, quella della legge navale, così ben raccontata nell'intervento dell'ammiraglio De Giorgi. Scelte che proprio per essere mantenute nel tempo richiedono una cultura della difesa profondamente condivisa in tutte le componenti della classe politica e dell'opinione pubblica. E anch'io saluto e ringrazio i sindacati che nell'opera di rapporto con l'opinione pubblica e con i lavoratori hanno sicuramente aiutato nella scelta che è stata fatta poi dal Parlamento. Una cultura della difesa e sicurezza nazionale, europea e internazionale capace di essere al di sopra di slogan approssimativi e strumentalizzazioni di parte e fedele ai principi e ai valori che sono alla base della nostra comunità. Ufficiali, sottufficiali, graduati, marinai e personale civile della Marina Militare. Non chi comincia, ma quel che persevera. È il motto della vostra nave scuola, l'Amerigo Vespucci, la più bella nave del mondo, sulla quale ho avuto il piacere di salire anche alcuni giorni fa a Genova. Un motto che ben definisce il vostro modo di essere, il vostro stile militare, impegno, determinazione, professionalità, senso delle istituzioni. Nel giorno in cui venite affidate ad un nuovo rappresentante della lunga e prestigiosa schiera di capi di Stato Maggiore della Marina, a voi tutti
rivolgo a nome dell'intero governo e mio personale l'augurio che possiate sempre perseverare con successo a contribuire alla costruzione di un mondo migliore. E porgo i ringraziamenti miei e del governo per l'azione di comando e di leadership che l'ammiraglio De Giorgi ha portato avanti con forza e con passione. Viva la Marina Militare, viva le Forze Armate, viva l'Italia. La bandiera della Marina Militare e delle Forze Navali lascia il luogo della cerimonia. Schiavetto, attenti! Onori alla bandiera della Marina Militare e delle Forze Navali! Schieramento, riposo! Il gonfalone di Roma Capitale, decorato di medaglia d'oro al valor militare, seguito dai gonfaloni della Regione Lazio e della città metropolitana di Roma Capitale, lascia il luogo della cerimonia. Schieramento, attenti! Onori al gonfalone! Schieramento, riposo! Il ministro della difesa, senatrice Roberta Pinotti, dopo aver preso congedo dalle autorità convenute, si appresta a ricevere gli onori.
Vengono ora resi gli onori finali al Ministro della Difesa. Schieramento, attenti! Quarto onore, aspetti! Presenta! San Marco! Onori al Ministro della Difesa! Schieramento, riposo! Quarto onore, riposo! Il medagliere della Marina Militare, seguito dall'avaro del nastro azzurro, lascia il luogo della cerimonia. Schieramento, attenti! Quarto onore, attenti! Presenta! Salvo! Onori al medagliere! Schieramento, riposo! La banda musicale, le rappresentanze della Marina Militare e dei Carabinieri per la Marina e il reparto d'onore lasciano il luogo della cerimonia. Schieramento, attenti! Ammassamento!